Bella a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla ed oggi siamo tornati in una nuova top 3. Come avete letto dal titolo, in questa top 3 andiamo a vedere 3 bug che forse non conoscete su Minecraft. Ci tengo a sottolineare per 55 volte il forse, perché probabilmente, o meglio sicuramente, qualcuno di voi già saprà questi bug. Quindi per favore, se già conoscete questi bug, state calmi, non insultate, non esplodete, calma, calma e sangue freddo. Lasciando perdere questo intro iniziale, volevo dire che il primo bug che vedrete me l'ha fatto vedere Aldo Wheeler, il top dei top. Comunque, lasciando perdere tutte queste cose, chiacchiere, basta, Hyflex, vogliamo vedere questi glitch, che cosa parlano, basta parlare. Ok, allora il primo, che cosa consiste? Il primo praticamente tramite un glitch andremo poi a posizionare della sabbia volante, quindi sarà un glitch molto interessante. Se ad esempio siete in survival e volete fare qualche casa volante, qualcosa di volante con la sabbia, non c'è bisogno di fare tutto il pillar di sabbia. Ma grazie a questo bug, glitch, come volete chiamarlo, possiamo fare il tutto. Innanzitutto devo abbassare gli effetti. Ok, cosa dobbiamo fare? Piazziamo qui una staccionata. Poi saliamo di 1, 2, 3. E poi qui andiamo a mettere un sacco di sabbia. Vedete che si unisce. Arriva dentro qua. Arriva qua dentro. Lo so, guarda, sta per esplodere. E vabbè, noi iniziamo a piazzare questi blocchi di sabbia fino a quando qualcosa non esplode. Praticamente il mondo esplode di Minecraft. Ecco qua. Avete visto che bello? Ad esempio, guarda. Bellissimo sto bug, utilissimo. Cioè, ragazzi, non c'è cosa migliore di questo bug. Ok, io voglio costruire una casa qui in alto. Ciao lama, sempre presente. Oppure voglio fare un ponte con la sabbia. Perché non sono belli i ponti con la sabbia? Che cosa state insinuando? Guarda che bello. La sabbia nella neve è perfetta. Avete visto che bellissimo abbinamento? Facciamo questo ponte. La sabbia tu ci passi di sopra, non succede niente. Ad esempio, anche se li costruisci di sopra, non si fa niente. Ok. E questo qui è il primo glitch. Meriti vanno ad Aldo Wheeler che me l'ha fatto scoprire lui. Bravissimo. Allora, togliamo questo. A parte che si genera un cerchio. A parte che si genera un cerchio nero, però avete visto la sabbia come cade? Dio, bellissimo! Dio, me lo togliete, la sabbia inizia a cadere dall'alto. Una pioggia di sabbia. Davvero bello questo glitch, ragazzi. Ma adesso passiamo al secondo glitch. Dopo aver visto il primo glitch, vi farò vedere adesso altri due bug che me li ha fatti vedere proprio un fan in questa giornata. Quindi ho detto: ok, questi due fan mi hanno fatto vedere questi due glitch. Un altro lo sapevo di Aldo. Ok, c'ho il video di domani, perché detto sinceramente non sapevo che video farò uscire oggi. Quindi ringrazio davvero di cuore le persone che mi hanno detto questi due glitch, perché ovviamente sono entrato nel party così per salutare in quanto mi hanno invitato. Intanto entro nei party delle persone che mi invitano. E quindi mi ha detto: oh, Hyflex, guarda, vedi che c'ho un glitch da farti vedere. Il mio amico c'ha pure un altro glitch. Sono entrato e mi hanno fatto vedere questi due glitch. Cioè, li ringrazio davvero di cuore in quanto mi hanno fornito un contenuto per oggi, perché non sapevo che video portare. Grazie. Ste miniere, ma dopo basta. Oh, va bene. Vabbè, comunque scaviamo una buca molto profonda. Poi qui scaviamo di due blocchi. Andiamo a prendere un letto bello verde. Perfetto. Però questo bug va utilizzato in otto. Ad esempio, qui potete fare una scaletta, no? O una scala a pioli. Come volete fare? Quindi scendete quando è notte. Quindi è notte. Ok. Avete sonno, andate a dormire qui e magicamente vedete tutte le miniere di Minecraft. Bellissima, no? Oh, aspetta, togli. Oh, dove sono? Dove sono? Ok, poi si glitcherà il mondo, ma è sempre così. E vabbè, poi qui lo ricostruite se siete in survival. Tanto alla fine non prendere. Forse prenderete un pochetto di danno. Ma allora andiamo a provare. Prendiamo un piccone.
Quindi andiamo in survival. Facciamo la prova del 9. Oh, però i mostri non dovete rompere le scatolette. Va bene, mi sfidate. Ah, vi batto. Allora, andiamo a dormire, no? E quindi vediamo tutto. Tra l'altro è bellissimo. Prenderete un po' di danno, ma basta che romprete il blocco che vi sta sulla testa, non prenderete più danno. Adesso sarete glitchati nel blocco con la testa che Perfetto. Ed uscite tranquillamente. Potete prendere un cuore e mezzo di danno. Tranquilli, in una vanilla si recupera subitissimo questa vita. Ok, adesso è il momento di uscire da questo piccolo buco. Comunque, ragazzi, non dormirete, resterà sempre notte. Però fa nulla, l'importante è che voi vediate tramite questo bug le miniere sotterranee. Mi raccomando, non usate questo glitch nelle UHC, ci sono rischio di litigate assurde. In quanto un fan mi racconta una litigata del genere con questo glitch. Io stavo facendo una UHC con i suoi amici e a un certo punto lui ha utilizzato questo glitch. Il suo amico se n'è accorto perché si è tippato da lì quel preciso. Mi ha detto e nulla, l'ha visto che stava glitchando il mondo. Ha detto: sì, ho perso un cuore e mezzo, però ho trovato una caverna e niente. E adesso, ragazzi, andiamo a vedere il terzo ed ultimo bug che mi è stato fatto vedere appunto da un fan che si chiama Lorenzo. Per prima cosa dobbiamo andare in un luogo abbastanza piano. Andiamo qua, va bene. E poi ragazzi vi faccio vedere un attimino quello che serve. Alla fine probabilmente lo conoscerete in molti di voi questo bug, ma non si sa mai. Allora, dove sono? Eccolo qua. Questo qui, poi prendete questo. Poi ragazzi dobbiamo andare a prendere la leva perché è la cosa più importante di tutti. E poi l'ossidiana. Allora, questa qui è una trappola per, diciamo, non proprio una trappola, un glitch. Gli amanti delle esplosioni, quelli che gli piacciono, però questi fiori non dovete rompere, ecco, bravi, via. Allora, adesso vi faccio vedere, basta mettere due rotaie così. Questa la togliamo. Poi andiamo a far così con l'ossidiana. È molto semplice. Poi alziamo il tutto di uno, questo lo togliamo. Ovviamente, ragazzi, potete fare anche con la bedrock, però in survival non la potete prendere la bedrock. Poi iniziate a piazzare un pochetto di carrelli con la TNT dentro. Basta, va bene così. Poi qui mettiamo un ripetitore e una leva. Benissimo. Adesso basta attivarla e metterci qua dentro. Guardate come vogliamo. È bellissimo. Qui si genera pure un buco. No, raga, questo qua è bellissimo. Dobbiamo rifare. Vai, rifacciamolo, raga. Vi divertite un botto quando lo fate. E ora vogliamo. Raga, è bellissimo. Uno si mette qua a giocare per tutto il giorno. Aspettate, dove siamo partiti? Di qua, siamo finiti qua. No, raga, è bellissimo. Vi divertirete davvero tanto con questo. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio per la 55esima volta Aldo Wheeler e Lorenzo e Luigi che mi hanno suggerito questi glitch da fare. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale. Spero che almeno uno di questi tre glitch non lo conoscevate. Almeno così il video vi è venuto utile. E niente, ragazzi, Dyflex è tutto. Bella!